Amici amici di Volon Wright, siamo qui al Palo Alpi Tour di Torino, dove si stanno svolgendo le NITO ATP Finals, in compagnia di due tra i grandi protagonisti del tennis in carrozzina italiano: a sinistra Edgar Scalvini, l'Active Sport Brescia, alla destra Luca Paiardi, campione italiano a squadre con il Custorino. Allora ragazzi, state per affrontare in un doppio misto due tra i più grandi campioni del tennis mondiale ai vertici della classifica ATP. Quali sono le vostre emozioni e sensazioni per questo evento? Sicuramente è un'emozione grande, perché comunque non è una sfida comunque da tutti i giorni, cioè incrociare comunque qualche palla con uno dei top 20 al mondo, quindi sicuramente per me è un'emozione molto grande vedere comunque in questo palcosceno questi atleti, da Kyrgios a Medved, a comunque a Nole, non mi veniva, però tutti questi campioni sicuramente fa comunque bello agli occhi, e sicuramente mi porterà comunque molta voglia comunque di tornare comunque il giorno dopo per allenarmi ancora di più. Beh, sicuramente questa occasione è unica, penso che sia la prima volta al mondo, potrei sbagliarmi, ma ci siamo molto vicini, che venga fatto un doppio misto integrato, quindi un in piedi, un in carrozzina, che si sfidano a squadre all'interno poi di un contesto così, così bello e così importante. Noi capita di giocare dei doppi misti anche con persone in piedi. Secondo me questa è la nuova frontiera, cioè passare solo dallo sport, che è già una cosa molto importante per le persone disabili, a permettere che le persone disabili e le persone non dotate possano integrarsi all'interno dello sport, e quindi anche lavorare su questi temi all'interno delle scuole e partire da subito a lavorarci. Ecco, qual è l'obiettivo di questa giornata? Pensate che possa essere un volano per promuovere anche il tennis in carrozzina a livello italiano? Beh sì, assolutamente. Modo per far vedere uno sport bellissimo di cui siamo appassionati da anni, e fare vedere che si può giocare tutti insieme, e quindi un bel messaggio per tutti, e poi divertirci. Certo, no, ma anche capire che comunque anche questo palcoscenico, che comunque sia una consacrazione comunque dello sforzo comunque fatto dai nostri vecchie glorie, che comunque hanno portato il tennis, essere qua comunque a rappresentare comunque la loro storia ed essere comunque in questo palcoscenico vuol dire che c'è stato comunque un grosso lavoro comunque da parte di tante persone, ma soprattutto sul movimento, che è far capire comunque alle persone che il nostro non è uno sport, come si suol dire, per disabili, cioè il nostro è uno sport agonistico, perché ci sono persone che si allenano molte volte a settimana, dove si fa comunque una preparazione atletica, dove comunque si fanno comunque determinati percorsi per cercare di essere tra i primi al mondo. Chiuderei l'intervista con un saluto, un grido di battaglia prima di questa esibizione. Io farei un ringraziamento, perché tutto questo è potuto avvenire grazie al Comitato Paralimpico Italiano, grazie alla Federtennis, grazie all'ATP, a capo del quale c'è un italiano, giocatore fortissimo nazionale di qualche tempo fa, Andrea Provenzi, e quindi insomma tutti insieme siamo riusciti ad arrivare a questo piccolo grande risultato. Grazie ragazzi e complimenti. Grazie a te.